Quella che vi presento oggi è una puntata del mio Words on Streaming che curo per il podcast di Fantascientificast, dedicata però agli anime giapponesi disponibili in Italia e dove trovarli. Ovviamente ho epurato le musiche che là posso mettere e se vi state domandando come mai negli ultimi video ho sempre questa camicia bianca, beh, ovviamente è perché non mi lavo da settimane o addirittura mesi, non certo perché abbia registrato alcuni di questi video molto vicini tra loro o perché il mio cervello abbia scelto malauguratamente lo stesso abbigliamento ogni singola volta. Words on Streaming Anime Edition è disponibile in lingua giapponese per non udenti. 3 anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Eluso il ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificast, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W Team. Minasan, konnichiwa, kore wa nihongo bajon no Words on Streaming desu. Kyou wa osusumi no anime no hanashi o shimasu. Chotto, anata tachi nihongo wakateru? Hontoni, minasan, ni wa moushi wakenai kedo, koko kara wa itariago de hanashimasu yo. Benvenuti in questa nuova e nataliziosa puntata di WOS, l'unico podcast di fantascienza in streaming che non parla mai di fantascienza. Io sono M e scusate, ma è partito l'audio in giapponese per non udenti. Deve esserci stata un'interferenza dovuta al 2020 che è risaputo essere un anno bisesto e quindi funesto. In questa puntata parleremo di... anime giapponesi. Perché? Cosa c'è di più natalizio degli anime giapponesi? Non saprei, in effetti. Comunque, essendo una puntata festiva, avremo pure un inviato speciale d'eccezione per parlare degli eventi anime di questo anno bislacco. Prima di partire, vi ricordo la possibilità di sostenere questo podcast andando su fantascientificast.com e seguendo il link di PayPal. Se invece foste molto legati all'ignoranza che infonde la mia persona, oltre che seguirmi sui miei social cercando Marco Taddia, vi consiglio YouTube con le mie recensioni, potete anche andare su marcotaddia.net e fare una donazione. Noi però adesso si parte che è meglio! Ma non prima di esserci ascoltati la prima delle tante canzoni natalizie di oggi, The Who e la loro Yue Yue Yu. Inizio da Amazon Prime Video in cui ho visto non 3 serie animate ma ben 3 film OAV molto introspettivi che si pongono il fine di raccontare l'umanità. Inizio con l'organo genocida, un OAV che ha avuto vita travagliata ma che narra di un futuro distopico in cui il controllo sulla popolazione ha preso il sopravvento usando mezzi tecnologici che riescono così a far prosperare le nazioni più ricche. D'altro canto, nelle nazioni più povere durante azioni militari prendono sempre più piede veri e propri genocidi che però vengono ignorati abilmente dai mass media. Una narrazione quindi che vuole calcare la mano sulla tecnologia che controlla l'essere umano limitandolo e obbligandolo a stare in quei binari. Problemi quindi molto attuali che entrano con una narrazione complessa che però riesce a coinvolgere lo spettatore in quel mondo. Tutto è narrato con una voce fuori campo o dialoghi tra personaggi che talvolta arrivano a citare perfino il buon vecchio Franz Kafka, una scelta che toglie spazio all'azione ma che lascia campo aperto al ruolo del linguaggio nel comportamento e nella coscienza umana. Infatti noi ci freggiamo di avere costruito una società basata sul linguaggio, che però è esso stesso una minima parte del nostro processo comunicativo. Ma non fatemi perdere in questi discorsi. L'anime tratta di questo mondo post-terroristico dove l'esplosione di un ordigno artigianale nucleare a Sarajevo fa scattare quanto ho già detto sopra. Da qui però entra in gioco il nostro protagonista della CIA incaricato di indagare sul personaggio che si ritiene responsabile dell'attacco. Questo però porterà ad una spirale di scoperte che rimetterà in discussione il concetto stesso di libertà e sicurezza.
un OAV da guardare perché è veramente ben fatto, ma che non è certamente per tutti o da visionare a cuor leggero. Prendetevi il vostro tempo e mood nel caso. Passo ora ad Harmony, un OAV di incredibile impatto visivo e sonoro, con lunghi piani in sequenza e immagini da godersi in tutta la loro atmosfera. Una realizzazione che non nasconde il suo spessore di intenti e di complessità nella trama. Le narrazioni fuori campo sono la base dell'avanzamento degli eventi, i dialoghi sono semplicemente dovuti all'interazione dei personaggi e non approfondiscono nulla. I termini che vengono poi usati sono alquanto ricercati e ostici. Il classico techno bubble che vuole distaccare il fruitore da quella realtà. Con tutte queste parole, alla fine voglio semplicemente dire che è una palla incredibile ed è particolarmente difficile mantenere la concentrazione e percepire tutte le sfumature che si vogliono trasmettere in quest'opera. Inutile però nascondere che è un vero e proprio viaggio nell'umanità, intesa come collettivo e al tempo stesso intesa come singolo. La storia racconta di un mondo devastato da guerre e pestilenze. Se trovate similitudini con questo 2020 siete solo dei negativi, e la società risponde con un sistema di nanotecnologie e un sistema di controllo mentale per instillare una considerazione reciproca dell'essere umano, un'utopia che però non regge e qualcuno inizia a ribellarsi per portare una nuova armonia, un OAV da vedere ma solo nel giusto modo di concentrazione e voglia di riflettere. Da notare che la traduzione ha usato la frase "quella parte intima lì" per indicare la vagina durante atteggiamenti ambigui tra donne. Ah, il Giappone e le sue perversioni! Eccoci al terzo OAV, si tratta dell'Impero dei Cadaveri, a mio avviso il più bello di quelli che vi ho presentato, anche solo perché si tratta di uno steampunk ambientato a fine 800, in cui sono presenti richiami a tutta la narrativa dell'epoca, dal Nautilus a Watson, passando per personaggi reali come Edison. Un'altra realizzazione di spessore, sia grafico che di storia, con immagini molto realistiche e coinvolgenti, e una storia profonda di ricerca del significato dell'essere umano, un viaggio del protagonista per comprendere la vita e il nostro posto in essa. In un mondo ottocentesco viene tentato di mettere nuovamente i 21 grammi dell'anima in un morto, i ricercatori riescono e gli utilizzi divengono subito militari, viene sviluppato un software di controllo detto Necroware e gestito da programmi su schede perforate che riescono a riportare in vita il morto facendogli compiere azioni basilari. In tutto questo l'Inghilterra, tramite il mega calcolatore Babbage, diventa uno degli stati più forti al mondo. Giusto, non ho detto che gli esperimenti erano del dottor Frankenstein e che quindi il primo non morto è proprio lui, la sua creatura. Insomma, una storia in cui c'è tutto e anche di più, avvincente e movimentata in un ambiente steampunk che adoro, con un messaggio di ricerca verso la coscienza migliore. Per concludere, se questo trittico di OAV vi sembra avere tantissimi punti in comune, ebbene è perché sono tutti di Project Aito, pseudonimo di Satoshi Ito, scrittore e sceneggiatore giapponese morto quasi 12 anni fa all'età di soli 34 anni. Direi quindi che è il momento di una canzone natalizia, pertanto vi eccovi Clint Mansell con Lux Aeterna. Mi sembra ora giusto parlare di qualcosa presente su Netflix che mi ha colpito per la sua particolarità. Inizio da Kengan Ashura, un anime di lotte underground dove le aziende giapponesi si sfidano per la superiorità sulle altre, ma soprattutto dove tramite scommesse vengono presi veri accordi di scambio tra queste. Ogni azienda è sempre alla caccia del miglior lottatore per vincere, guadagnando quindi piaceri e ascendere fino a vincere il torneo illegale e poter quindi comandare su tutte le altre aziende del Giappone. Il nostro lottatore protagonista viene preso da una di queste, gestite da un anziano prestanome che aveva perso tutta la sua vita familiare e sociale a causa dell'azienda principale per cui lavorava. Ma il lottatore non è lì per guadagnare soldi, ma per incontrare un fortissimo lottatore che gli avrebbe ucciso il padre. Una storia classica di vendetta e rivalsa sulla vita, pieno di frecciate alla società attuale giapponese. Risulta però spesso logoroico nelle supercarte
incazzola e flashback che propina durante i combattimenti, che a loro volta sono sempre meno reali per tecniche e abilità usate dai lottatori. Un anime crudo e violento che visivamente non ho eccessivamente apprezzato perché sembra troppo fatto al computer. Ve lo segnalo comunque perché ha delle particolarità che potrebbero meritarne una visione. Un'altra serie interessante da scoprire è Great Pretender, sempre su Netflix, ed è qualcosa che ricorda un Lupin III. Un piccolo truffatore giapponese viene a sua volta truffato e buttato in mezzo a truffe sempre più complesse e internazionali, che lo porteranno a rivangare il suo passato tormentato e clamorosamente anche ad intrecciarvisi. Sono tre brevi stagioni che in un crescendo di truffe e di scenette comiche assurde mettono a suo agio lo spettatore facendolo avvicinare alla vita personale dei protagonisti e alle loro sfide interiori. Una particolarità è la grafica dai tratti netti e soprattutto dai colori sgargianti che fanno estraniare lo spettatore dalla realtà, attenti all'ultima scena dell'ultima puntata della terza stagione per il super colpo di scena rotante carpiato. Questa è l'ultima serie Netflix di cui voglio parlarvi, si tratta di Dorohe Doro, ed è qualcosa di assurdamente assurdo anche per l'assurdità stessa. Non sembra avere né capo né coda, ma man mano che si prosegue qualcosa salta fuori. La storia narra la ricerca delle memorie perdute della vita passata da parte di un uomo e viene aiutato in questo da una ristoratrice di Gyoza. E beh, che c'è di strano quindi? Il fatto che siamo in un mondo collegato ad un altro in cui alberga la magia e che il protagonista è un umano con la testa di alligatore nella cui gola vive un altro essere umano. Beh, non penso di dover aggiungere altro. Un'altra serie dalla colorazione particolare e molto marcata che fa distaccare lo spettatore dalla realtà, che unita alla trama assurda e spesso no sense, lascia lo spettatore totalmente in balia degli eventi senza possibilità di riprendersi se non alla fine a mente fredda. Serie comunque corta, 13 episodi, che lascia alla fine lo spettatore con più domande di quelle che aveva all'inizio, da vedere per la sua particolarità e farsi un'idea di uno spaccato giapponese che non definisco delirante, ma che certo lascia parecchie perplessità a noi occidentali. Sempre solo musica natalizia per questo 2020, quindi via di AC/DC con Highway to Hell. Passo adesso ad una piattaforma di streaming che solo ho accennato in questo podcast. Si tratta di Crunchyroll, che per gli amanti degli anime in simulcast è sicuramente un must. Si hanno a disposizione due tipologie di visione, in abbonamento o gratuita con pubblicità. A dire il vero, queste pubblicità sono abbastanza invasive sia per quantità, spesso 4 blocchi, che per volume di riproduzione, spesso molto più alto rispetto al video originale. Però un servizio che non si può lasciare da parte perché offre un buon catalogo molto fresco e a dire il vero forse anche pure troppo fresco, ma anche qui ci sono delle eccezioni. Inizio subito a parlarvi di quello che per me è un anime troppo divertente e scacciapensieri da guardare. Parlo di Food Wars su Crunchyroll, un anime culinario che riprende assurdità storiche dell'animazione nipponica mischiate a incredibili scene di fanservice. Infatti è un misto tra un MasterChef, scontri alla Holly e Benji, o Mila e Shiro, e semi nudità che ricordano la clinica dell'amore. Sono 5 stagioni che raggruppano 2 anni nella più grande scuola di cucina del mondo per adolescenti sita in Giappone e che narrano le avventure del nostro chef in erba Yukihira Soma, che viene scaricato lì dal padre che decide di andare ad aprire un ristorante in USA chiudendo quello dove lavoravano. La particolarità di questa serie sono le sfide culinarie assurde e incredibili che man mano che la serie va avanti metteranno assieme ingredienti sempre più strampalati assurdi per estrarre ogni volta sempre il sapore migliore che sia mai esistito. Ovviamente l'assaggio di queste pietanze spesso porterà alla perdita dei vestiti da parte degli assaggiatori, ma soprattutto delle assaggiatrici. Una serie spassosa da guardarsi per riderci su e capire che gusti potrebbero avere quei mischioni che vengono fatti. Altra serie spassosa e assurda ma con un fondo di verità è sicuramente Rent Girlfriends su Crunchyroll. Pochissimi episodi, solo una dozzina, che quindi non ti fanno perdere più di 4 ore di visione. Tratta la storia di un ragazzo al primo anno di università che, sentendosi solo dopo un'infruttuosa relazione sentimentale, per tirarsi su di morale decide di affittare una ragazza a noleggio. Chiariamo subito questa cosa. In Giappone servizi così esistono e non hanno nulla di sconveniente o implicazione
indicazioni sessuali, anche quando il noleggiatore è un sessantenne e la noleggiata una che ha forse meno di 18 anni. Sappiate che a Kabukicho di notte ho visto scene del genere. Ritornando all'anime, però risulta molto ben congegnato perché ovviamente i due si complicano il rapporto lavorativo mischiando la loro vita privata già in quel fatidico primo appuntamento. Oltre a questo, il noleggiante è combattuto tra l'invaghirsi della signorina e il rendersi conto che è tutto finto. Ma lo sarà davvero? Un anime che si bilancia tra i due mondi dello shoujo e dello shonen a cui è indirizzato, un pubblico adolescente quindi, ma però risulta così iconico della cultura del sollevante che va visto per capire bene come ragionano. Ricordo anche che capirli non vuol dire riuscire però a viverci assieme tutto il tempo. Ancora un'altra musica natalizia con Rai Yumi e la sua Co-Trail. Eccoci qua con l'ospite speciale Marco Casolino, direttamente dal Giappone. Questa volta è riuscito a rientrare e in questo piccolo angolo di questa puntata natalizia, diciamo così, di Words on Streaming dedicata agli anime, parleremo con lui di due anime molto importanti che stanno avendo molto successo in Giappone e non solo, e sono presenti entrambi sulla piattaforma gratuita o semi gratuita, perché c'è la pubblicità, di 4vid. Eventualmente su 4vid si può anche pagare un tot al mese, non troppi euro, per non dover vedere la pubblicità. E grazie Casolino di essere qua. Grazie a te Marco, grazie a tutti, è sempre un piacere chiacchierare di queste cose, se pensiamo che poi tu l'anno scorso stavi qua, quindi... Sì, lasciamo stare perché io, guardate, non farmi si pensare. Malvagio. Sì, sei malvagissimo. Io infatti ero in preparazione in questo periodo le ultime cose per trasferirmi in Giappone, poi è andata come è andata. Comunque, come dicevo, in questa puntata vorrei affrontare questi due anime che sono Demon Slayer e L'attacco dei giganti con te, perché tu comunque queste cose le segui, le guardi e soprattutto hai dei figli più o meno piccolini che si possono essere... Sì, Demon Slayer sì, i giganti no, nel senso che ti mettono Yaiba, essenzialmente la lama che distrugge i demoni, perché demone sarebbe Oni, ma l'ideogramma si pronuncia anche chi nei composti. Ha avuto un successo pazzesco, cioè ha avuto un successo imprevisto anche in Giappone. Tutti i manga sono solo 23 volumi, sono andati tutti esauriti, tanto più che appunto il piccolo, che è il caso unico nella sua carriera di fruitore di manga, gli piace l'unico manga che si è visto, che è l'anime che si vuole in televisione, gli mancano dei volumi, e ha uscito ovviamente il film al cinema. Insomma, hanno stimato in 2 miliardi di euro l'indotto e il fatturato di questa serie. Ma rivoluziona, cioè, sono i soliti i blockbuster che sono imprevedibili, perché nessuno se lo aspettava. Tra l'altro l'autore non si sa chi sia, è uno pseudonimo. Mia moglie dice che secondo lei è una donna, da tutta una serie di cose, di sottigliezze, più che un uomo sembrerebbe essere scritto da una donna, però appunto non si sa chi sia, e soprattutto ha chiuso. Cioè, dopo 23 volumetti, il volumetto standard in cui raccolgono queste storie, ha chiuso la storia e è finito là, in barba a tutti quelli che sono i dettami, di anche cose belle tipo Dragon Ball o anche JoJo e così via, che poi l'hanno allungato la broda all'inverosimile. Guarda, io ci noto un piccolo rapporto con Evangelion in questo, perché anche Evangelion è venuto fuori, dico, quasi dal nulla, perché comunque era stato concepito per attirare molto pubblico, ma ha avuto un successo planetario proprio, ed è stato chiuso in maniera repentina, poi portandosi dietro dei seguiti filmici e dei reboot, come tutti sappiamo. Sì, però Evangelion è un po' diverso, nel senso che lì stavano, come tutte le cose della Gainax, stavano fallendo, non c'erano i soldi, hanno fatto il finale un po' appezzottato, anche se rimane comunque un ottimo finale, e poi è esploso. Da questo succede spesso anche Gundam, non dimentichiamo che Gundam doveva essere più lungo degli episodi della prima serie, dovevano arrivare fino a Ion e combattere fino a Ion. Hanno tagliato corto la storia con la battaglia di Aobaku, perché appunto non stava avendo successo, e quindi poi quando stavano chiudendo è esploso. Poi Gundam appunto sappiamo tutti come andare a finire.
simile, però queste sono queste animazioni che magari è particolare a posteriori, ma questa sta su Netflix in Giappone, non gli daresti 2 lire, cioè non è poi così diversa da tante altre cose, non è poi così originale, non è brutta, non è l'ennesimo rifacimento, ad esempio ci sono infinite iterazioni del sono intrappolato nel videogioco e se muoio nel videogioco muoio nella vita reale, ma proprio una cosa senza fine. Rimane curioso come questo poi appunto abbia avuto un successo immenso, a tal punto che i miei figli, che appunto si disinteressano abbastanza completamente di queste cose, in realtà questo li ha colpito soprattutto il piccolo, e appunto è bello perché comunque è truculento eccetera, quindi insomma ci sono questi demoni in questa nell'era Taisho, cioè dal 12 al 26 essenzialmente, quindi il protagonista combatte, c'è anche molto sangue, insomma. Allora io faccio un piccolo recap della storia, se ti va. Intanto ti dico che in Italia, oltre che su 4Vid, è da poco disponibile anche su Prime Video, che ci sono 12 semplici episodi dell'anime che non concludono minimamente la storia, e anzi alla fine di questi sono più di 26 episodi, era perché avevo visto io inizialmente i primi 12 episodi prima di andare in Giappone l'anno scorso e me ne sono dimenticato, tanto più che quando ho ripreso la visione su 4Vid dicendo ne voglio parlare, 4Vid mi ha detto guarda questi li hai già visti però, e io dentro di me davvero? Io non mi sto ricordando nulla. Vecchietto con l'Alzheimer che ti scordi tutto. Esatto. No, a parte questi 26 episodi che non concludono, è stato fatto apposta un film per un'altra scena successiva, e non l'ho ancora visto questo film perché non mi pare che sia ancora disponibile in Italia. No, Mugen no Reshahen, cioè il capitolo del treno a vapore senza fine, infinito. Sì, questo è tipo il secondo film che ha fatto più soldi in Giappone da quando esiste in Giappone. E ha superato pure Miyazaki. Sì, ma insomma questo è interessante e a posteriori ovvio, nel senso che poi ci sono come Frozen, no? Cioè ci sono questi film, queste serie che tu non ti aspetti che abbiano questo successo, perché altrimenti i grandi produttori farebbero solo queste cose, e questo appunto è diventato una cosa bello perché comunque appunto tu racconti la storia, insomma, tra le sottigliezze ci sono tutti questi ideogrammi molto difficili, hanno questi nomi molto difficili a pronunciarsi, hanno queste pose della katana con cui combattono che sono estremamente forbite, insomma tutti i programmi che nella vita di tutti i giorni non si incontrano, quindi ci sono queste sottigliezze che lo rendono un minimo più interessante, e comunque non è un prodotto secondo me anche superiore ai giganti. Comunque no, io volevo far notare che questa storia è abbastanza semplice, perché poi alla fine parla di un ragazzo la cui famiglia viene sterminata da questi demoni, ma che ritrova sua sorella diventata demone. A questo punto c'è una lotta, ma questi sono proprio il primo episodio, c'è una lotta per salvarla, e questa sua sorella sembra prendere una parvenza di coscienza sia del fatto che è demone sia del fatto che è legata a suo fratello, e quindi si blocca, non lo vuole più uccidere, non vuole più uccidere o mangiare sangue, prendersi sangue di nessun umano, e da qui va avanti tutta la storia in cui lui ovviamente per vendetta vuole diventare un ammazza demoni per uccidere colui che ha creato questa stirpe demoniaca sulla terra. Esatto, ma no, insomma ripeto, è piacevole, se vi capita recuperatelo, perché comunque è una variazione sul tema interessante. Quello che sorprende, come ho detto già tante volte, è che non si capisce cosa renda questo speciale rispetto ad altri, cosa renda gli altri molti altri molto standard è chiarissimo, però questo appunto la grafica come la trovi? La grafica? Beh, anche in questo caso si tratta di una grafica che utilizza il computer pesantemente, non tanto nei primi episodi ma più avanti, soprattutto nelle scene di combattimento, quindi tutta una serie di scelte di animazione sono legate al fatto che per risparmiare e rendere più fluida l'animazione, a parte il 3D di tutti gli sfondi eccetera, di una parte degli sfondi, molti movimenti sono fatti distorcendo l'immagine. Un rendering grafico del movimento praticamente. Sì, appunto una distorsione fatta bene, sofisticata, però si capisce che quella è la scelta registica, ma anche lì la direzione in cui stanno andando un po' tutte le varie case di animazione, perché si risparmia, è più semplice, oramai da 10 anni l'ink and paint, cioè se anche i disegni sono fatti a mano, poi la correlazione su queste famose selle che un tempo vendevano, io l'ho comprate. Me l'hai fatte vedere, sono, guarda, una colazione sterminata direi. Sì, poi tu ne hai viste pure poco. Vabbè, le selle sono comunque, secondo me, un oggetto bellissimo, che sono appunto questi acetati dipinti in cui ogni... Sei fatto anche un libro a riguardo, che è Gricon, quindi... Chiaro che poi sono degli oggetti belli, perché appunto anche lì, ma anche di questi, perché si trova comunque il foglio, che sarebbe il Genga oppure il Douga, cioè il disegno che poi viene colorato, viene scannerizzato e colorato al computer, che è la tecnica
che usano un po' oramai tutti. Quindi volendo si può ancora avere questo oggetto. Quello che è affascinante dei sei, a parte i colori che tu hai visto, è che appunto è proprio il frame originale di quella scena, di quell'animazione. Quindi poi ritrovare queste cell dei cartoni animati noti in Italia ma meno noti in Giappone, quindi che non costano 2 milioni di euro come quelle di Miyazaki, è sempre una sensazione un po' particolare, piacevole. Sì, sì, no, ma anche averli in casa, io mi ricordo che quando sono andato al museo di Miyazaki mi hanno regalato 3 fotogrammi in 35 mm, fotogrammi originali, quindi ho apprezzato anche quello di non so minimamente di che film, perché non te lo dicono e non sono riuscito bene a capirlo. Beh, fammelo vedere, vediamo se riusciamo a riconoscerlo. Ma oppure... infatti le ritroverò e vedremo di indagare meglio prima o poi, me lo sono sempre ripromesso. Adesso, visto che abbiamo parlato di questo Demon Slayer che è stato un vero fenomeno in Giappone, adesso parliamo di un altro evento, questo qui di qualche anno fa, che è l'Attacco dei Giganti, che anche in Italia sta riscuotendo tantissimo successo. Ricordo che in questo caso l'Attacco dei Giganti è disponibile su 4Vid e anche su altre due piattaforme che sono sia Netflix che Prime Video, ovviamente perché è un richiamo incredibile per il pubblico italiano e quindi tutte fanno a gara per prendersi i diritti e farlo vedere. Dunque anche questo ha avuto un successo enorme, però ormai quanto? 3-4 anni fa, 2-3 anni fa, quindi anche lì il manga è disegnato veramente da Cani, cioè il manga non oserei dire che riesca a disegnarlo meglio io, ma sicuramente non è certo il punto di forza, ma diciamo in maniera più educata, non è certamente il punto di forza. L'idea del Goar, di questi giganti che mangiano le persone, di questa città fortificata dove si rinchiude l'ultimo bastione dell'umanità, è interessante effettivamente. Lì è chiaro che colpisce qualcosa di Lovecraftiano, cioè l'orrore primordiale, il fatto di che vieni mangiato, eccetera eccetera. Ci ho detto però, poi ho visto forse la prima stagione, le soluzioni, perché l'autore è molto giovane, le soluzioni che trova sono abbastanza naive, nel senso che senza spoilerare troppo, abbiamo già visto alla fine molte cose, sì, cioè quando al protagonista succede una cosa dopo 5 episodi, noi lo spoileriamo perché non vale la pena, tu dici beh accidenti, interessante, dopodiché la soluzione di quella è di quello che succede al protagonista è veramente delle più banali, delle più già viste, delle più standard, dopodiché, e questa viene osannata perché appunto c'è questo film Bakudan, mi pare, che è questo film di animazione di persone vere che parlano di manga che vogliono sfondare e quindi scrivono su Shonen Jump, che consiglio a tutti perché effettivamente fa vedere un po' dietro le quinte dei manga e dello stress di come questi poi manga lavorino tantissimo, sono pagati poco e quei pochi che poi hanno successo sono comunque, fanno una vitaccia. Però loro citano questa cosa qui, di questo colpo di scena dei giganti, con un grandissimo colpo di scena che dico boh vabbè, però e comunque sempre a mia modestissima opinione l'autore non sa proprio dove andare a parare, almeno all'inizio, poi adesso forse si è fatto un'idea di come poi portare avanti la storia, ma perché anche lì è normale, perché se tu devi fare tantissimi manga e non sai qual è il successo, non è che tu ti fai una bibbia di 300 pagine per coprire 10.000 volumi, tu dici io provo così e vediamo se è successo, quindi è anche comprensibile, quindi non è assolutamente lo stesso discorso delle serie TV, alla fine le chiedono sempre più corte, sempre di più, quindi la lore della serie o in questo caso dell'anime non l'approfondisci finché non vedi che è successo, però il rischio a quel punto è di annacquare l'acqua o di trovare soluzioni di facciata, ecco, dei palliativi. Esatto, quindi anche in questo l'anime, io credo di aver visto la prima stagione o un po' oltre la prima stagione, è molto lento, quindi io di solito queste cose le metto in sottofondo e poi mentre lavoro faccio altre cose, le faccio andare, però a un certo punto l'ho lasciato perché ho detto boh. Io ammetto che in tutto questo ho praticamente visto le prime 2 o 3 puntate, poi ho detto no, è troppo lento e non mi piace, non mi sta dicendo nulla, ciao. Al che ho degli amici e delle amiche che mi hanno insultato dicendomi no, è il più grande evento del millennio, il più grande anime di tutti, devi vederlo. Io non ne discuto che sia anche fatto bene o bello, però lo riprenderò a mano quando avrò un po' più di voglia, diciamo così. Allora, sicuramente non è brutto, sicuramente è originale, dopodiché la lentezza può essere anche
classificata come scelta registica, questo va benissimo. Insomma, non esatto, come te, cioè non è la prima cosa che dico adesso vediamo che succede. Questo Kimetsu no Yaiba, ho visto solo i primi episodi e anche lì è più interessante, forse. Uno che forse ne avevamo già parlato è Mushishi. Due Mushi sarebbe insetto, però è scritto con l'ideogramma di tre insetti, che peraltro ne avevamo già parlato con te, con Omar. Sì, 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 ne avevamo già parlato. E... sì. Non mi ricordo in che puntata, ma l'avevi già accennato. E quindi se vi capita di recuperarlo, quello... poi sono opinioni, quindi lasciano il tempo che trovano. Però lì c'è un qualcosa di originale in cui ci sono questi esseri, in cui non ci sono combattimenti, però insomma l'interazione tra questi esseri di questo mondo di mezzo e quello del mondo degli uomini è sempre deleterio, e quindi c'è questo insegnante, questo esperto di questi mushi, questi insetti che appunto non sono insetti, che cerca di correggere questi problemi. Sì, sto cercando di guardare dove possa essere. Allora, della Fuji TV ho trovato questo, ma sto guardando se è arrivato in Italia, serie anime. Sì, è su 4Vid anche questo. Ovviamente la prima stagione dell'anime completa 26 episodi tutti su 4Vid, anche questo tra l'altro non lo... e anche su Crunchyroll, sì, mi sa che ci stia anche su Crunchyroll, esatto, lo potete recuperare tranquillamente, quindi lo toglierò questo qui dai consigli successivi che poi lascerò alla fine di questo nostro intervento, farò dei consigli su che cosa guardare proprio in maniera didascalica. Grazie per questo qui. Altri consigli che vuoi dare su qualcosa da vedere? Ma no, però appunto io fino adesso ho avuto difficoltà a trovare qualcosa di animazione che mi dicesse vediamo questo. C'era quello di quella ragazza, com'era, di in questo piccolo angolo di mondo, non so se ne avevamo parlato anche, che è un film però. È super vid, mi sembra, anche questo qua. Non è che ci danno i soldi, purtroppo. No, però lo devo dire perché è una puntata fatta apposta per spiegare dove trovare le cose da guardare, quindi senza... E questo è molto molto carino, sempre parliamo di gusti, è un film di questa ragazza che poi va a vivere vicino a Hiroshima, indovinate un po' quando, proprio prima della guerra, e poi però arriva fino a, appunto, agli anni della guerra. Tra l'altro questo è stato l'ho visto e l'ho recensito anche io sul mio Instagram qualche tempo fa, e fra l'altro ho avuto uno scambio con l'autore, perché quando ho messo l'ho recensito ho messo anche i tag in giapponese, e l'autore gli è stato segnalato il mio tweet, lo hanno retweetato e si sono fatti tradurre quello che avevo scritto in italiano, mi hanno fatto degli apprezzamenti sia per quello che per il mio motto che utilizzo su Twitter, quindi che veramente sarebbe? Massimo mio, non è vero, è di PK, che praticamente l'ho preso da una puntata in cui dice: ogni volta che ho sconfitto la paura ho dimostrato di essere un eroe. Quindi PK bisognerebbe fare una puntata su quello. Sì, ne ho fatta una alla DeepCon, però in effetti bisognerebbe farne una anche qua. Niente, tra l'altro da questo fare. In italiano è stato tradotto da Simona Stanzani, che è una famosa, vive qui in Giappone, traduttrice di manga e di film. Io credo che l'ho saputo da lei che esisteva, poi appunto l'ho recuperato. Ecco, questo pulciari di giapponesi. Netflix e l'Amazon giapponese non hanno le altre lingue e non hanno i sottotitoli. Quindi questo era. Tutti i manga sono, tutte le animazioni sono in giapponese, con i sottotitoli in giapponese quando ti va bene. E va bene. E quindi questo già. Per me non è che sia banalissimo, più o meno si capisce, chi messo una Yaiba più o meno si capisce. Questo però parla nel dialetto di Osaka-ben, e quindi non dico che non si capisce niente, però non è che è molto più difficile capire cosa sta succedendo. Sì, cioè io per esempio penso che mi sparerei. Comunque è un film molto particolare, tanto per dirlo, molto drammatico, veramente drammatico, e merita di essere visto, ma... dovete avere un mood da non volervi suicidare alla fine della visione. Vabbè, ma non siamo ai livelli da Tomba delle Lucciole, no. Sicuramente qui lo streaming online ha favorito moltissimo la produzione di serie televisive, di cose corte, anche Violet Evergarden per esempio, che secondo me molto bello su Netflix, anche questo se vi capita, da seguire questo qualche lì molto particolare, diciamo drammatico, è un po' drammatico comunque. Questo non lo spoiler, non dico nulla, drammatico perché quelli che l'hanno fatto sono stati ammazzati tutti nell'incendio della ditta. Anche quello è un po' originale, insomma, tutto sommato i personaggi lì sono ben studiati, forse la storia, il background molto stile prima guerra mondiale,
principale non è il punto di forza, ma i personaggi sono decisamente ben studiati, perché comunque tutto il filone di questa casa di produzione, che appunto basava molto le sue storie sulle interazioni tra i personaggi più che appunto la storia, il combattimento, la cosa. Quindi direi che abbiamo raggiunto un certo numero di suggerimenti e la discussione si è svolta. Questa puntata sta diventando già incredibilmente lunga, non voglio chiudere la parola a Casolino, e anzi probabilmente faremo altre puntate sempre su queste cose di anime giapponesi come abbiamo già fatto in passato, però per questa volta la chiudiamo qui. Ok, grazie Marco. Grazie a voi e alla prossima. Intanto noi ci ascoltiamo l'ennesima canzone di Natale con Enya e la sua Amid the Falling Snow. Rientro quindi in sede dopo la chiacchierata con Casolino-san e per concludere questa puntata vi lascio con un breve elenco relativo alle serie animate di dove potete trovare e cosa ritengo interessante da vedere o rivedere. Preparate quindi carta e penna perché sarà una lunga lista, tutto ovviamente aggiornato a dicembre 2020 e tutto in rigoroso ordine alfabetico. Akame ga Kill su Netflix e 4Vid, Another su 4Vid, Berserk su Amazon una stagione, su Crunchyroll due stagioni, Blade of the Immortal su Amazon, Cowboy Bebop su 4Vid, Daitarn 3 su Netflix e 4Vid, Death Note su Netflix e 4Vid, Death Parade su Amazon, Netflix e 4Vid, Folk Tales from Japan su Crunchyroll, FLCL su Crunchyroll, Full Metal Alchemist Brotherhood su Netflix, Full Metal Panic su Amazon 3 stagioni, su Crunchyroll 2 stagioni, su Netflix 1 stagione e su 4Vid 4 stagioni, Gigi la Trottola su Amazon, GTO su Amazon e 4Vid, Hurricane Polymer su Amazon e 4Vid, I Cieli di Escaflone su Amazon, Netflix e 4Vid, Il Fantastico Mechander Robot su Amazon, Inuyasha su Amazon e Netflix, Judo Boy su Amazon, Cabaneri of the Iron Fortress su Amazon, Crunchyroll e Netflix, Kill la Kill su Netflix e 4Vid, Chi sei giù, l'ospite indesiderato su Amazon, Netflix e 4Vid, Kyashan, il ragazzo androide su Amazon e 4Vid, La Mu su Amazon, Last Exile su 4Vid, Le situazioni di lui e lei su Amazon e 4Vid, Miu Miu Japanese History su Crunchyroll, Mobile Suit Gundam su Amazon e 4Vid, Mob Psycho 100 su Crunchyroll, My Hero Academia su Crunchyroll e Netflix una stagione e 4Vid 4 stagioni, Nana su Amazon, Netflix e 4Vid, Occhi di Gatto su Amazon, One Piece su Crunchyroll, One Punch Man su Crunchyroll una stagione, Netflix e 4Vid 2 stagioni, Planetes su 4Vid, Prison School su Amazon, Netflix e 4Vid, Sengoku Jujiga, Crunchyroll, Star Blazer 2199, Amazon, Netflix e 4Vid, Steins Gate, Amazon, Netflix e 4Vid, Sword Art Online, Amazon, Netflix e 4Vid, Tekkaman, Amazon e 4Vid, Time of Fever, Crunchyroll, Tokyo Ghoul, Amazon e Netflix 3 stagioni, 4Vid 2 stagioni, Tokyo Magnitude 8, Netflix, Trider G7, 4Vid, Trigun, Amazon e 4Vid, Yataman su Amazon, Zambot 3 4Vid. E dopo aver così completato questa lunga lista, a cui sicuramente manca molta roba, comunque interessante, siamo proprio giunti alla fine di questa puntata speciale dedicata agli anime giapponesi. Spero che vi sia piaciuta, cari fantascientifichini. Un saluto ad Omar che regge le sorti di questo podcast e noi ci sentiamo sul gruppo Telegram t.me/fsccommunity, sui miei social o nel prossimo podcast. Ciao! Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it,
su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @Fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/Fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.